Ciao ragazzi, cerchiamo di trarre un parere finale sull'anime di Tact Top Destiny, quello che secondo me è chiaramente l'anime più deludente del 2021. Ovviamente deludente non vuol dire che sia il più brutto in assoluto, semplicemente quello per cui riponevo delle certe aspettative che però sono state completamente disattese. Non mi andava di fare questo video proprio perché stiamo parlando di un anime che in fin dei conti mi ha lasciato indifferente, cioè non ho provato assolutamente nulla finendolo e quindi non è che abbia tutta sta voglia di parlarne. Però mi avete chiesto il suo parere, vi dico un attimo la mia. Trovate già alcuni video sul mio canale in cui ho parlato essenzialmente dei primi 3 episodi e ne ho parlato molto bene. Ho detto che si trattava di un ottimo inizio, di un'introduzione perfetta perché aveva un apparato tecnico, delle animazioni stratosferiche, delle bellissime musiche, un character design dei personaggi fenomenale, tutti quanti ci eravamo innamorati di Destiny, Cosette, insomma era veramente molto bello da un punto di vista estetico. E poi io aggiungevo che sì, la trama non era niente di che, ma di fatto ci sta, non è che tutti gli anime debbano avere una trama per forza complessa, va bene che sia banale e basta che magari riesca a veicolare i giusti messaggi e che riesca a funzionare. Qual è il problema? È che dopo questi primi episodi tutte le mie incertezze e i miei dubbi si sono avverati. E cioè una bella discesa sia da un punto di vista tecnico, ed è stato il problema peggiore secondo me, adesso vi dirò perché, e poi anche da un punto di vista narrativo, perché sì, vi ho detto, va bene che sia banale, però quantomeno costruisci una storia carina da seguire e in realtà non è stata neanche carina. Per quel che riguarda il lato tecnico, semplicemente abbiamo visto che Madhouse più Mappa hanno lavorato male insieme, perché alcuni episodi erano ottimi, altri erano pessimi. E quando dico pessimi non vuol dire che erano orribili da guardare, ma che rispetto a quelli veramente fighi erano veramente di un lato tecnico mediocre. Poi comunque sappiamo che molti episodi sono stati realizzati in outsourcing, quindi con altri animatori ancora che neanche stavano in Mappa o Madhouse. Però lasciando da parte tutto ciò, non ci interessa, noi vediamo il risultato finale. E il risultato finale è stato decisamente sgradevole, perché è un anime che da questo punto di vista tecnico ha avuto una grande incostanza, direi, perché se i primi episodi non erano male sotto nessun punto di vista, perché avevamo anche avuto un pizzico di narrazione, di approfondimento dei personaggi, soprattutto nell'episodio 2, ecco che poi tutta la parte centrale dell'anime non solo ha un lato tecnico a dir poco indecente rispetto alle prime puntate, ma poi la trama è vuota. Non succede assolutamente nulla, ci sono questi piccoli archi narrativi in cui i personaggi arrivano in una certa cittadina, in cui fanno cose pressoché inutili, per nulla interessanti, con tematiche già viste e riviste, ed interessante non avevano assolutamente niente, cioè io in quegli episodi mi sono addormentato. La parte centrale quindi secondo me è la peggiore, perché è quella in cui si prova a far evolvere in qualche modo le vicende, a raccontare qualcosa, ma invece no, è soltanto una grande quiete prima della tempesta, prima di arrivare al finale. Praticamente quest'anime ha un inizio, una fine, se proprio così vogliamo chiamarla, e uno svolgimento nullo. È vero che mi sono affezionato comunque ai protagonisti, soprattutto per il loro character design, perché erano veramente stupendi, però poi i personaggi secondari facevano veramente tutti cagare. Non per il cara design, cioè non mi interessa quello, ma dico proprio lo spessore dei personaggi, il carisma. Non mi piaceva nessuno, né l'altra coppia di music art, né tutti i cattivoni, veramente nessuno mi è piaciuto. Personaggi estremamente banali, stereotipi, senza un minimo di approfondimento. Fortunatamente però dopo questi episodi centrali piuttosto insipidi, vuoti e inutili, abbiamo un episodio 8 veramente figo, spettacolare di nuovo da un punto di vista tecnico. Abbiamo delle belle animazioni, delle belle musiche, un bello scontro in generale che è riuscito ad emozionarmi un minimo, e quindi diciamo che sembrava che fossimo ritornati un po' a quello che abbiamo visto all'inizio. Sembrava quindi fossimo ritornati ai fasti della prima serie, ma così non è stato, perché dopo quel bel episodio si torna di nuovo ad altri episodi che sì, sono nella parte conclusiva, non sono così noiosi, ma vediamo che di fatto la trama ci offre davvero poco. Io capisco la banalità, vi ripeto, ma non c'è alcuno spunto interessante davvero. Fortunatamente le animazioni di queste ultime puntate non sono malvagie, ma comunque non stiamo parlando di un lato tecnico di alto livello. Ci sono comunque alcuni piccoli sakuga, cioè dei picchi d'animazione improvvisi in cui vediamo effettivamente delle animazioni fighe, ma per un brevissimo lasso di tempo. Ci sono alcuni piccoli plot twist e rivelazioni interessanti, altre che invece non hanno neanche senso. Ma parliamo un attimino del villain, del cattivone di questa storia. Che vogliamo dire? Non ha niente, non ha spessore, non ha carisma, non ha neanche l'ideale, ha senso, quindi è veramente stupido. Dopo lo scontro finale, che aveva delle belle animazioni per fortuna, che quindi mi è piaciuto, abbiamo una scena un po' romantica, no? Drammatica. Abbiamo questa citazione a Evangelion che conclude in una maniera carina un po' l'opera, anche se con tanti dubbi e misteri, stesso su Cosette, Destiny, ma lasciamo perdere. E il problema è che poi questa scena
non risulta avere senso dato quello che vediamo subito dopo. E quindi arriviamo al problema più grande dell'anime di Taktop, il finale. Eh sì, il finale di Taktop è indecente, è fastidioso. Avete mai visto Danganronpa? Sapete come funziona Danganronpa? Praticamente fanno una prima stagione dell'anime e poi fanno la terza stagione. Sì, non fanno la seconda perché vogliono che tu giochi al gioco della seconda stagione per poi effettivamente riguardare l'anime, così ti invogliano ad acquistare il gioco. Bene, si chiama prodotto commerciale. Tanti anime in realtà sono commerciali, realizzati proprio per riuscire a invogliare e incrementare magari altre vendite correlate. Infatti noi sappiamo che Taktop, nonostante fosse una storia originale, in realtà insieme all'anime di Taktop avevano annunciato un gioco. E guarda un po' quanti di noi ci avevano pensato. Sono stati furbi i ragazzotti. Praticamente hanno fatto sì che il gioco, che deve ancora uscire, fungesse da seguito del finale. E quindi in sostanza l'anime di Taktop altro non è che un enorme prologo, un'enorme introduzione a quello che vedremo nel gioco. Ed è per questo che gli ultimi minuti dell'anime non hanno senso, sono a liberissima interpretazione e non ritorna nulla di quello che è stato detto fino ad ora, anche perché appunto ci mancano tante informazioni e tanti misteri sono rimasti risolti. Primo, Takt che cazzo di fine ha fatto? Secondo, nel finale abbiamo appena distrutto tutti e due sulla faccia della terra per poi ritrovarceli nel finale così a caso perché l'organizzazione non è morta e appunto a quanto pare ci sono altri di due. Terzo, il personaggio di Anna, che è mai stato sviluppato tanto ma comunque era una presenza carina, a quanto pare avrà un ruolo così elevato nel gioco, perché che cos'è Anna? Cioè, cosa ha fatto Anna? Com'è diventata? Cioè, cosa c'entra il fatto che lei si sia arruolata? Ma quando mai ha manifestato interesse per tutto ciò? Aggiungiamoci quella scena conclusiva in cui vediamo Destiny. Ma quella Destiny è Destiny? Ma Destiny non era... o è Anna proprio? E vi giuro, io non riesco a rispondere a nessuna di queste domande. E quindi finisce il 2021 con questa enorme delusione. Non ritengo assolutamente sia un anime orribile, ma semplicemente un anime inutile da guardare, insignificante. Io l'unica cosa che vi consiglierei, se non l'avete ancora fatto, cioè se non l'avete ancora visto, è di recuperare semplicemente alcuni scontri, magari i primi episodi, qualcosa che c'era nel mezzo di carino, ma a parte quello, cioè a parte qualche piccola scelta stilistica carina... la trama è inutile da seguire. Dovremmo provare il gioco per capire un po' come riprende la storia, se effettivamente riprende, se ci capiremo qualcosa in più, ma neanche mi sembra essere interessante. Mi aspettavo anche di peggio dal finale, dopo aver sentito molte critiche e lamentele al riguardo. In realtà il problema più grande del finale, ripeto, sono gli ultimi minuti e poi vabbè il villain è inutile. Però alla fine, insomma, uno si dimentica anche. Il progetto in sé, secondo me, è stata una grande strategia di marketing, ma una bellissima presa per il culo per tutti noi. Detto questo, ragazzi, vorrei sapere la vostra opinione al riguardo su Taktop Destiny, se l'avete visto. Lasciate un mi piace in tal caso sui miei social, noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà nel 2022.